Quante volte abbiamo visto sparire le nostre tasse? I nostri soldi sono sprecati da corrotti e incompetenti. Ora vi raccontiamo in due minuti le soluzioni che abbiamo proposto ai nuovi sindaci. Lui è John, un cittadino italiano. 5 anni fa era felice. Oggi John è arrabbiato. Che cosa gli è successo? John ha visto gonfiarsi le bollette dell'acqua, la tassa sulla spazzatura ed è pure aumentato il prezzo del biglietto dell'autobus. In compenso, i servizi sono peggiorati. Come è potuto succedere? Facciamo un passo indietro. Molti servizi essenziali ci vengono forniti da aziende private che fanno capo al comune, dette municipalizzate. Per esempio, si occupano di portare l'acqua alle nostre case, gestire i mezzi pubblici con cui ci spostiamo, smaltire i nostri rifiuti. In Italia sono oltre 5.000. Ma chi gestisce queste aziende? I vertici vengono nominati dai politici, in particolare dai nostri sindaci. Ad esempio, il sindaco di Roma dovrà nominare almeno 100 manager a capo delle municipalizzate. Lo stesso dovranno fare a Milano, Torino, Napoli e in tutte le città dove si è appena votato. Di queste 5.000 aziende locali, ben 1.500 hanno bilanci in debito. Spesso, debiti e mala gestione sono causati da manager incapaci e in molti casi disonesti. Vi ricordate di ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma trasformata in bancomat dalla politica? 111.000 ore di assenze dal lavoro ingiustificate, 10 milioni di euro di furti di materiale, 1 miliardo e mezzo di euro di debiti. Vi ricordate quando i dirigenti Amiat, azienda dei rifiuti di Torino, si sono presi 2 anni per reati di corruzione? E vi ricordate quando a Milano un dirigente prendeva mazzette per truccare gli appalti di case popolari ed edilizia scolastica? Insomma, per colpa di sprechi e gestioni opache, paghiamo sempre più tasse e abbiamo sempre meno servizi. Questo distrugge la fiducia nelle istituzioni e nella politica. Così aumenta l'indifferenza. Salgono facilmente al potere incompetenti e corrotti. Vince la demagogia, vince la Brexit, Trump, guerre mondiali, invasione delle cavallette! Fermi tutti, a parte gli scherzi. Esiste una soluzione immediata e realizzabile. Le audizioni pubbliche. Un momento di confronto in cui cittadini e giornalisti potranno interrogare e conoscere gli aspiranti manager delle aziende municipalizzate, perché la miglior cura contro la corruzione è la trasparenza. Grazie alle audizioni pubbliche, i nomi dei candidati manager si sapranno in anticipo, in tempo per scoprire se sono incompetenti, corrotti o se hanno scheletri nell'armadio. In questo modo, davanti a televisioni e giornali, potremo smascherare i disonesti e mettere alle corde il sindaco che ha nominato le persone sbagliate. Se controlliamo le nomine dei sindaci, sarà più facile ottenere manager meritevoli e competenti. John avrà finalmente servizi adeguati e potrà tornare a sorridere. Fai come John. Chiedi al tuo sindaco le audizioni pubbliche. Scopri come fare su www.ripartefuturo.it.